sono i due cuori senza macchia, i due cuori immacolati, dove siede Dio e da cui emana la luce di Dio, la luce della grazia, la forza di Cristo, l'amabilità di Maria, il sacrificio corrente di Cristo, il sacrificio incruento di Maria, due cuori uniti, due cuori immolati, due cuori da cui esce luce e vita. Per accostarci al cuore immacolato di Maria, lo Spirito vuole che noi ci purifichiamo per comprendere i tesori inesauribili del cuore di Maria, per entrare nel cuore di Maria, e chiediamo al Signore di purificare i nostri cuori. Il cuore di Maria è immacolato, il cuore di Maria è unito a Dio, nel cuore di Maria non alberga il peccato, alberga soltanto la grazia divina. Il cuore di Maria è tutto amore, tutta purezza, tutta amabilità, mentre il cuore dell'uomo, che è inclinato al male fin dall'inizio, come dice il Signore stesso in Genesi 6, il cuore dell'uomo inabitato dal peccato, il cuore dell'uomo che è un abisso di iniquità, come dice Gesù, il cuore dell'uomo è il nostro cuore. Non pensiamo ad altri cuori, pensiamo al cuore nostro, che è il centro dove noi operiamo il bene e il male, dove decidiamo della nostra vita. Il nostro cuore è inquinato. Gesù parlava delle 12 tendenze cattive che sono nel cuore dell'uomo, ed è nel cuore che noi commettiamo il peccato, ma è anche nel cuore che riceviamo la grazia di Dio, e nel cuore nostro che abita il Signore. Però il Signore non vuole abitare in un cuore inquinato. Ecco perché questa mattina vogliamo purificare il nostro cuore. Guardando al cuore immacolato di Maria, vogliamo purificare il nostro cuore, perché il nostro cuore si avvicini al cuore della Madre, perché anche nel nostro cuore abiti Dio ed abitano tutte quelle belle virtù che erano nel cuore di Maria. E allora chiediamo al Signore in questo momento la purificazione del cuore. O Spirito di Dio, nostra Madre non aveva bisogno di essere purificata nel cuore, perché tu stesso, o Spirito Santo, rendessi il suo cuore immacolato, ma noi, i suoi figli, abbiamo bisogno di una purificazione profonda. Vi aspergerò di acqua pura e vi purificherò e vi darò un cuore nuovo, tu diceste. O Spirito Santo, scendi adesso dentro i nostri cuori, e mentre l'acqua lustrale ci toccherà dall'esterno, tuo Spirito Santo purifica i nostri cuori da tutti i pensieri malvagi, da tutte le tendenze cattive, da tutto ciò che inquina l'abitazione di Dio, perché il nostro cuore è la casa che Dio si è fabbricato dove abitare. O Spirito di Dio, vieni, vieni dentro di noi, purifica il nostro cuore.
Vieni, vieni, Spirito di Dio, purifica i pensieri del cuore, i sentimenti del cuore. Dio onnipotente, origine e fonte della vita, benedici quest'acqua e fa che noi, tuoi fedeli, aspersi da questa fonte di purificazione, otteniamo il perdono dei nostri peccati, la difesa delle insidie del maligno e il dono della tua protezione. Nella tua misericordia donaci, oh Signore, una sorgente di acqua viva che zampilli per la vita eterna, perché liberi da ogni pericolo possiamo venire a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, Signore, questo sale. Tu ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale. Fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del maligno e custoditi nel cuore dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Dopo tre giorni i genitori trovarono Gesù nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Alleluia. Per le parole di questo Santo Vangelo sia purificato il nostro cuore e sia cancellato il nostro peccato. Facciamo nostra la benedizione che il popolo liberato di Veturia rivolgeva a Maria, cioè a Giuditta che rappresentava Maria. Giuditta aveva liberato la sua città, esponendo se stessa dal grande nemico che l'assediava e voleva distruggerla. Giuditta liberò la sua città, liberò il suo popolo, esponendo se stessa, e quando il popolo vide la testa di Oloferne in mano a Giuditta, allora una grande benedizione fu proclamata da tutto il popolo per bocca
del sacerdote Onia. Appena furono entrate nel Tempio, lodarono il Signore e benedirono il Signore, ma quando dal luogo del culto, dalla piazza, entrarono nella casa di Giuditta, tutti insieme le rivolsero parole di benedizione ed esclamarono al suo indirizzo: tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto di Israele, tu splendido onore della nostra gente. Questo grido viene raccolto oggi da noi e noi stessi proclamiamo il tuo sepolcro: tutta bella sei Maria e macchia alcuna non c'è in te, tu gloria di Gerusalemme, tu onore del popolo nostro. Questa benedizione e quest'inno di gloria già lo aveva annunciato Maria quando nel Magnificat diceva: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, tutte le generazioni mi chiameranno beata. Tutte le generazioni umane sono unite in questo grido, in questa benedizione che si dà a Maria: tutta bella sei Maria, macchia alcuna non c'è in te, tu gloria di Gerusalemme, tu letizia del tuo popolo. Perché Maria è la bellezza nostra, è la bellezza che rifugge anche nei nostri volti, la bellezza della madre rifugge nei figli, la gloria della madre rifugge nei figli, e i figli giubilano e gridano: beato te. Giubilano a Maria, la benedicono e dicono: tu la gloria di Gerusalemme, tu la letizia nostra, la causa della nostra gioia. Questa mattina vogliamo esultare e benedire anche noi Maria, e vogliamo unirci al coro di tutte le generazioni che hanno benedetto Maria, ma vogliamo andare oltre. La benedice il Padre, la benedice il Figlio, la benedice lo Spirito Santo, la benedicono gli angeli del cielo, la benedicono tutte le creature del cosmo, la benedicono tutte le generazioni umane, la benediciamo noi. Ecco il coro immenso che sale al cielo, un coro di benedizioni condotto dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito, condotto da tutte le creature, condotto da tutte le generazioni. E in questo grido di benedizione che noi ci inseriamo e diciamo a Maria: beata te, o Maria, benedetta tu, Maria, tu gloria di Gerusalemme, tu vanto del tuo popolo, tu gioia di noi tutti, causa della nostra gioia. Ma questa mattina, in maniera particolare, vogliamo entrare un momento nel Tempio dello Spirito Santo. Proprio la liturgia di oggi, nella colletta che abbiamo proclamato all'inizio, è detto che tu, Signore, ti sei fabbricato un tempio, il Tempio dello Spirito Santo. Ecco, il cuore di Maria è il Tempio dello Spirito Santo. Esistono dei templi dello Spirito Santo, ma il Tempio vero dello Spirito Santo è il cuore immacolato di Maria. È lì che noi vogliamo entrare per un momento, o sostare alle soglie per un momento, e adorare lo Spirito Santo che abita come nel Tempio suo,
il tempio privilegiato, e quando esce per noi, esce dal cuore di nostra madre, visita tutti noi e rientra nel cuore di Maria come nel suo tempio. È detto nel libro dei Proverbi: la sapienza si è fabbricata una casa, ha eretto 7 colonne, e poi dice a tutti: venite, venite a me, entrate, mangiate il mio pane, bevete il mio vino, amici. Ascoltatemi, figli, ho preparato cose buone per voi. E Maria, che ha eretto una casa, un tempio, dove essa ci invita, e in questo tempio abita lo Spirito Santo, anzi è lo Spirito che ha fabbricato questa casa nel cuore di Maria. Dove abita, dove dimora, dov'è il domicilio dello Spirito Santo, il domicilio preferito, il domicilio stabile, il domicilio magnifico, il domicilio dello Spirito Santo qui sulla terra è il cuore di Maria, e in cielo è il cuore di Maria, il cuore di nostra madre. Ma lo Spirito Santo vuole rendere il nostro cuore simile al cuore di Maria, perché vuole abitare nei nostri cuori a somiglianza, fatte a somiglianza di Maria. Ecco perché Maria, in collaborazione con lo Spirito, vuole rendere il nostro cuore simile al suo. La preghiera questa mattina si accentra in questo: che il nostro cuore sia simile al cuore di Maria, per essere degna dimora dello Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo, come detto nelle Scritture, non abita in un cuore impuro, ma in un cuore santo, in un cuore puro. E lo Spirito Santo, che ha formato il tuo cuore come sua dimora, formi anche il nostro cuore simile al tuo. O Maria, ti chiediamo in questo momento di rendere il nostro cuore, che è malvagio, che è ostinato, che è inquinato, di rendere il nostro cuore simile al tuo. È lo Spirito Santo che purifica i cuori. Scendi, o Spirito Santo, dentro i nostri cuori, purifica i nostri cuori, perché possa essere il nostro cuore degna abitazione tua. Rendi, o Spirito Santo, il nostro cuore puro, docile, bello, perché tu vi possa abitare, perché possa essere tu degna dimora. Spirito di Dio, vieni, consuma il nostro peccato. Fuoco dello Spirito, parti dal cuore di Maria e consuma il nostro peccato. Vediamo, un canto. Fuoco che consuma. Divino scende, purifica il mio cuore, rendelo puro, bello, santo, perché vi possa abitare nello Spirito la parola, e la parola produca il suo frutto.
Alleluia, alleluia, alleluia. Ecco, nel cuore di nostra madre lo Spirito Santo fece nascere la parola, e nello Spirito Santo Maria serbava tutte le parole che uscivano dalla parola incarnata. Maria conservava tutte queste cose dentro il suo cuore. In due testi, Luca, si parla di questo serbatoio della parola di Dio, proprio quando all'inizio Simeone disse a Maria: la spada trapasserà il tuo cuore, perché si conoscono i pensieri di molti cuori. E Maria rimucinava dentro il suo cuore queste parole. E nell'altro episodio che abbiamo letto nel Vangelo, quando Maria conservava nel suo cuore le parole di Gesù. Ma già la parola abitava nel cuore di Maria, perché lo Spirito Santo aveva creato la parola nel grembo di Maria e poi si era rifugiato nel cuore di Maria, e dal cuore di Maria covava nel grembo di Maria la parola fatta carne, fino al momento in cui essa lo diede al mondo, salvezza degli uomini. Ma lo Spirito Santo non lasciò mai Maria. Il suo tempio, il suo luogo era il cuore, e dal cuore di Maria lo Spirito Santo alimentava la parola che riempiva tutta l'abitazione di Maria. Maria era il tempio della parola nello Spirito Santo. Questo è l'insegnamento per noi. Il nostro cuore deve essere abitazione dello Spirito, e lo Spirito deve creare in noi, custodire in noi la parola. Perché se la parola è dentro il nostro cuore, noi abbiamo valore. Ma se noi siamo vuoti dalla parola, non valiamo nulla. Noi siamo grandi, siamo veramente figli di Dio, se abbiamo la parola di Dio dentro di noi. Ma se la parola di Dio non abita in noi, noi siamo case vuote, case destinate alla distruzione, case di paglia, la carne è fieno, al mattino germoglia, poi viene lo scirocco e risecca, ma la parola di Dio rimane in eterno. Se il nostro tempio di carne non ha la parola, dissecca e tutto muore, ma se ha la parola, se ha Dio, noi rimarremo in eterno, perché la parola di Dio non muore. Ma questa parola noi dobbiamo ascoltarla giorno per giorno. Il nostro cuore non può essere soltanto abitazione della parola, ma la parola parla sempre, e dobbiamo essere ascoltatori della parola. La Madonna custodiva queste parole e le meditava nel suo cuore. La Madonna era custode della parola, e la parola era come il cibo quotidiano di Maria, la parola del Verbo incarnato, la parola del Figlio. Anche per noi, fratelli e sorelle, il nostro cuore deve essere abitazione della parola di Dio. Devi abitare dentro di noi
La parola di Dio, allora che noi acquistiamo valore davanti agli occhi di Dio, perché dove è la parola, vive Dio, dove è la parola è la verità, dove è la parola è l'amore, dove è la parola è la vita, e Lui era la vita. Io sono la via, la verità e la vita. Custodiamo la parola di Dio con gelosia dentro il nostro cuore, con attenzione dentro il nostro cuore. Maria meditava la parola di Dio, rifletteva sulla parola di Dio, si nutriva giorno per giorno della parola di Dio e cresceva nella comprensione della parola, cresceva in verità, cresceva in amore, cresceva in luce, cresceva in vita. La Madonna cresceva sempre nella santità della vita per quella parola che eri lei. Anche noi, fratelli e sorelle, che siamo abitazione di Dio, che abbiamo la parola di Dio, dobbiamo prestare ascolto alla parola di Dio. Maria seguiva gli insegnamenti di questa parola che abitava in lei ed era sempre presente in lei, perché era alimentata dallo Spirito Santo che abitava in lei. Maria era la buona ascoltatrice della parola, la buona esecutrice della parola, perché la parola segnava la via. Maria percorse questa via seguendo l'istruzione della parola. Anche noi dobbiamo essere ascoltatori di questa parola, non smemorati ascoltatori che, come dice Giacomo, ascoltano la parola e poi la perdono. Dobbiamo essere ascoltatori, ma anche dobbiamo, dopo aver ascoltato la parola, mettere in pratica la parola, cioè vivere la parola di Dio, incarnare la parola di Dio, come fece Maria, che visse la parola di Dio e le espresse nella sua vita. La vita di Maria era la parola vivente di Dio. Maria conservava nel suo cuore la parola, rifletteva sulla parola, si nutriva dalla parola, così anche noi. Ma il cuore di Maria era aperto agli uomini. Non era un cuore chiuso, ma un cuore aperto. Vediamo Maria che cammina verso le alture per visitare Elisabetta. Vediamo Maria alle nozze di Cana. Vediamo Maria nei lunghi pellegrinaggi dietro Cristo. Vediamo Maria sotto la croce. Vediamo Maria nel Calvario. Ma vediamo Maria anche a Pentecoste. Maria non sta ferma, perché il cuore di Maria è il cuore aperto ai bisogni degli uomini. Essa è la madre di Cristo, ma è anche la madre degli uomini. E il suo cuore è aperto a noi, fratelli e sorelle. Noi che siamo angosciati, noi che abbiamo bisogno di una parola buona, noi che abbiamo bisogno di conforto, ricordiamoci che c'è un cuore aperto, il cuore di Maria, il cuore della madre. È in questo cuore che noi possiamo deporre tutte le nostre angosce, tutti i nostri pensieri, tutti i nostri bisogni, sicuri che Maria non respingerà nessuno, perché il cuore di Maria è il cuore della madre universale, è il cuore di nostra madre che ascolta tutti i suoi figli, perché ama tutti i suoi figli nati là sotto la croce, partoriti nel dolore sotto la croce. Ecco tuo figlio, diceva Gesù, e tutti noi siamo suoi figli, e Maria ha il cuore aperto per accogliere tutti i suoi figli. Giovanni l'accolse in casa sua. Anche noi accogliamo Maria, ma lasciamoci accogliere da Maria nella casa che essa si è fabbricata, che lo Spirito Santo, che la sapienza eterna ha fabbricato nel suo cuore. E andiamo a Maria, troveremo nel cuore di Maria comprensione, gioia,
amore, quelle che gli uomini non possono darci, ce le può dare Maria. E Maria, ma amiamo Dio in Maria. È un ultimo pensiero. No, un minuto. Il cuore di Maria è il cuore che ama Dio, che ama veramente Dio. Maria vuole che noi entriamo nel suo cuore per amare col suo cuore Dio. Maria è l'adoratrice di Dio, è l'amante di Dio, è colei che ama Dio e vuole che anche noi amiamo Dio come lei ama. Ma Maria è anche colei che è amata da Dio. Il suo nome Miriam, probabilmente è il nome egiziano, significa l'amata da Dio. Dio ama Maria. L'amore di Dio è in Maria. Per questo lo Spirito Santo, amore di Dio, scende in Maria ed abita in Maria, perché l'amore di Dio è in Maria. È la creatura umana che Dio più ama, più di tutte le creature messe insieme, più di tutto il cosmo messo insieme, più che di tutti gli angeli messi insieme. Dio ama Maria, è l'oggetto del suo amore, è la casa dell'amore. Dio abita in Maria. Dominus tecum, il Signore è con te, è dentro di te. Se vogliamo trovare Dio, troviamolo in Maria. Se vogliamo trovare colui che è, andiamo da Maria. E se vogliamo amare Dio, amiamolo in Maria, perché è là che Dio si fa trovare ed è là che lo Spirito Santo accenderà i nostri cuori, perché come la madre ama Dio, così anche i figli, in forza del medesimo Spirito, amino Maria. Maria diventa allora il luogo dell'amore, è la casa dell'amore, dove scende Dio e dove entriamo noi, dove si consuma l'amore. Ecco, il cuore di Maria è la casa dell'amore, è la casa dove si incontra l'uomo con Dio, il creatore con le creature. Alleluia, 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 alleluia. Adesso cantiamo a Maria, al cuore immacolato di Maria. Cantiamo con tutto il cuore a nostra madre. Noi poveri, peccatori, miserabili. Se vedete le descrizioni delle scritture del cuore dell'uomo, c'è da non ridire. Ma in mezzo a questa ganga, a questo terriccio, c'è un brillante, il cuore di Maria. Cantiamo al cuore immacolato di Maria. Tempio di Maria, deve uscire oggi l'acqua che risana, che purifica, che disseta, e dal giardino chiuso di Maria, che viene aperto dallo Spirito, uscirà un profumo che inebria di gioia tutta l'assemblea. E il profumo della consolazione che Maria dà a tanti cuori. Lei, il giardino chiuso, in questo momento diventa un giardino aperto dallo Spirito. Lei, tempio sigillato, diventa questa mattina come un tempio aperto
da cui scaturisce l'acqua per risanare le nostre ferite, per irrorare la nostra terra arida. Guardiamo a questo tempio da cui esce l'acqua, guardiamo a questo giardino da cui esce il profumo che ci inebria. E preghiamo, preghiamo insieme, e Maria che prega con noi e impetra questa mattina tante guarigioni e tante consolazioni. E il cuore di Maria che è aperto a noi per guarirci, purificarci, consolarci, darci la pace.